Era l'alba del 23 agosto del 1944 quando le truppe naziste trucidarono senza pietà 174 persone inermi che vivevano nella zona del Padule di Fucecchio. E oggi, a 75 anni da quell'eccidio, il ricordo delle vittime è ancora vivo. Una commemorazione toccante, quella che si è svolta a Castelmartini, all'Arciano, e il sacrificio di donne, bambini e anziani uccisi dalla furia nazista è stato ricordato dalla performance teatrale Tutti i nomi, dove 174 persone comuni, proprio come martiri dell'eccidio, hanno impersonato quelle 174 vittime. Presente alla commemorazione il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'assessore regionale Federica Fratoni, il console aggiunto della Repubblica Federale di Germania e tutti i sindaci dei comuni coinvolti nell'eccidio. Non si può essere neutrali tra fascismo e antifascismo, ha detto il presidente della Regione Enrico Rossi, e chi lo fa si mette contro la nostra Costituzione. Bisogna dirlo in modo chiaro, le stragi sono compiute con la volontà di colpire la popolazione inerme, bambini, anziani, molto anziani, e questo non rientra in nessun trattato di guerra, accordo internazionale, è un atto terroristico, un crimine di guerra, per il quale purtroppo si è pagato poco, hanno pagato poco sia i nazisti responsabili dell'esercito tedesco, ma hanno pagato poco anche i fascisti repubblichini, le bande nere che accompagnavano l'esercito e le SS naziste nei luoghi dello sterminio. In Toscana sono 281 e in tutto persero la vita 4.500 persone. Quella del Padule di Fucecchio è stata una delle più gravi stragi tra quelle tante avvenute in Toscana. Atrocità che sono rimaste negli occhi di quei bambini sopravvissuti come Vittoria, Quinto, Enrico e Tosca. Il fratellino aveva 18 mesi, la mia mamma ci voleva salvare tutti e due, io cascai in questa buca, lei ci fece scudo, ma il mio fratellino morì con lei, ma io che potevo fare, ero piccina, la paura mi aveva paralizzato poi. Poi la deposizione della corona di alloro al monumento, lo stupore, le parole dei sopravvissuti, quelle delle autorità nel valore della memoria e della riconciliazione. È importante che noi ci facciamo carico di questa cosa, di questo testamento, è importante che loro ci lasciano per parlarne in continuazione, non mi stancherò mai di dirlo, alle giovani generazioni. Questa è una cosa che deve essere tramandata e, come è stato detto da tutte le autorità stamani, deve essere tramandata di generazione in generazione. Dopo il corteo dei labari dei comuni è arrivato al Giardino della Memoria, dove è stata deposta un'altra corona di alloro in ricordo di quelle 174 vittime innocenti.